Oggi siamo qui con i preferiti del mese, un tipo di video che non facevo da un sacco. Mi sa che l'ultimo risale a dicembre dell'anno scorso, quindi dicembre 2017, vabbè. Quindi oggi siamo qui con i preferiti di ottobre 2018. Un anno dopo quasi ce la facciamo a ricominciarli. Comunque, allora, la prima categoria, guardo il cellulare perché ho scritto qui. La prima categoria, come sempre, è film del mese. Come film del mese voglio parlare di 5 film che ho visto, ve ne parlerò molto in breve. Sono 5 film che mi sono piaciuti tutti tantissimo, quindi ve li consiglio. Edge of Tomorrow, che è un film con Tom Cruise, che è veramente molto bello, se vi piacciono i film d'azione, top, molto carino. Poi ho visto Ready Player One, è un film molto particolare, in pratica nel mondo in cui è ambientato i videogiochi sono diventati una cosa importantissima, praticamente la gente non passa più tempo nella vita reale ma sta tutto il tempo in un videogioco. Però non fraintendete, non è quel film che va a criticare i videogiochi eccetera, anzi il videogioco non viene criticato, ma anzi fa proprio vedere come queste persone vivono all'interno, come devono andare a trovare delle cose per vincere proprio il gioco. Cioè la trama in pratica è che chi trova determinate chiavi, superando delle missioni, riuscirà alla fine a diventare il padrone del gioco. Molto molto bello, a me è piaciuto, se vi piace questo genere bellissimo. Poi ho visto Ant-Man and the Wasp, che sarebbe Ant-Man 2, quindi se volete vederlo prima dovete vedere l'uno, che è Ant-Man. Ant-Man cos'è in pratica? È questa persona che ha il superpotere di rimpicciolirsi, diventare praticamente grande come una formica e oltretutto di comandare anche le formiche. Il primo è bellissimo, proprio divertente, cioè vi fate mille risate, è bellissimo. Il secondo carino anche questo, meno bello del primo, però mi è piaciuto molto comunque anche questo, quindi ve lo consiglio assolutamente. Se avete già visto il primo guardatelo, e vi dico già che il finale è apertissimo, quindi probabilmente faranno il terzo, cioè a meno che non abbiano guadagnato niente dagli incassi, il terzo è assicurato, perché dalla fine ti fanno proprio capire che ci deve essere il terzo, perché non finisce. Poi ho visto So 6 e So 7, questi qua ovviamente fanno parte della saga di So, quindi prima dovete vedere gli altri 5 che ci sono, poi dovrebbe essercene un altro. Questa qua è una saga, è un po' splatter diciamo, quindi se vi fanno impressione sangue, la gente che si taglia le cose, non guardatela. Se invece vi piace il genere, è molto bella, è fatta benissimo. Di tutti i film, fino alla fine di quel film non capite cose, cioè è veramente geniale secondo me come serie, quindi se non l'avete mai vista, bellissima, una bellissima saga. Poi passiamo invece alle serie TV. Questo mese ragazzi ho guardato pochissime serie TV, davvero poche. Ho scoperto tra l'altro che è uscito lo spin-off di The Originals con la figlia di Klaus, ovvero Hope. Ho scoperto che c'è il telefilm su di lei adesso che è appena iniziato, Legacy forse si chiama, non lo sapevo, però non l'ho ancora guardato. E comunque non ho guardato molte serie questo mese, vi posso dire che ho ricominciato The Flash. The Flash è comunque sempre una delle mie preferite, molto bella. Adesso stanno succedendo un po' di cose strane come sempre ovviamente The Flash. Trucco del mese, vi metterò qui da qualche parte, non lo so dove, delle foto che del mio trucco di Halloween. Mi sono vestita da diavola, sì, un diavolo un po' mostruoso diciamo, cioè non è la classica diavoletta tipo che vedi ad Halloween con le cornine rosse, tutta truccata carina, cioè è proprio horror diciamo, proprio da Halloween. Mi sono fatta con il latex le corna proprio che mi spuntano dalla fronte, una croce all'ingiù. sì un po' macabro. Infatti tipo il fotografo del posto dove sono andata, che era la Catrazza Milano, tipo guarda il mio ragazzo e gli fa: ma quando l'hai vista stasera non sei scappato prima di farla salire in macchina? Perché sì, ero proprio brutta. Però mi hanno chiesto un po' le foto, la gente mi faceva i complimenti perché era venuto bene, quindi sono molto soddisfatta veramente quest'anno di quel trucco. Ricordo che 3 anni fa avevo fatto cappuccetto rosso, ovviamente io faccio sempre tipo effetti speciali ad Halloween, quindi ho fatto cappuccetto rosso ma con i 3 sbreghi tipo a mo' di zampata di lupo. L'anno scorso invece avevo comprato un costume da militare, mi ero fatta tipo piena di ferite, tutta in giro, ovunque, e cioè in pratica sembrava che appena uscita da una guerra, e invece quest'anno ho fatto la diavola. L'anno prossimo non lo so, boh. Non lo so, mi piacerebbe farvi un tutorial del genere, ma io sono lenta a farvi queste cose, cioè sono proprio lenta. Io ragazzi ci ho messo dalle 2 del pomeriggio alle 11 di sera, fermandomi soltanto per cenare 10 minuti per farmi merenda. Vabbè, ovviamente mi perdo un po' dietro quel telefono, ma perché io sono lenta? Sto lì a fare tutte le mie cosine minuziosa quando potrei farle nella metà del tempo. Sono lenta io a truccarmi, che ci devo fare? Rossetto del mese invece volevo parlarvi di questi due, che sono questo qui di Jared Cosmetics, che me l'avete visto nel vlog, quello della Gains Week, se non erro su questo. È un rossetto mystique, è un nude leggermente tendente al marroncino. E poi, questo qua ve l'ho fatto vedere mille volte, ma era da un sacco di tempo che non lo mettevo, ed è Mary MAC, questo è proprio quello che è rimasto, non gira più. Lo uso tantissimo, non lo usavo da un sacco, non so perché, ma è sempre uno dei nude più belli che io abbia, comunque uno di quelli che mi vedo meglio addosso. Al momento, se ve lo state chiedendo, sulle labbra indosso un mix. Sotto ho Vintage Rose, che è sempre uno di Jared Cosmetics, fatto così, però è un rosa. Questo
sopra ci ho tamponato questo qui, che invece è un proprio marroncino, così sono andata un po' a equilibrare il colore, così ho un nude proprio neutro, diciamo. Accessorio, come accessorio vi metterò un close up. Voglio mettervi questo qui, che è un ciondolino che è stato aggiunto al mio braccialetto di Pandora questo mese. È della colorazione Pandora Rose, perché voglio fare tutto il braccialetto rose. Questa sfera con i cuoricini, comunque vedrete una foto più da vicino, perché da qui non vedete niente, immagino. Vestito, come vestito ho due cose. Mi metto il vestito che ho usato al mio compleanno dei 23, che è stato questo mese, ma lo sentirete poi negli eventi del mese. Ed è questo qui tutto nero, sulla schiena è scoperto così, va tutto il pizzo. È tutto completamente di pizzo, poi ovviamente sopra, un po' sopra il ginocchio, sotto ovviamente è coperto, c'è anche un'altra parte, perché sennò in giro solo col pizzo, no? E poi sotto è lungo, arriva proprio fino ai piedi, cioè senza tacchi non lo posso mettere perché ci inciampo. E è così, tutto col pizzo. E poi come vestito ci tenevo tantissimo a farvi vedere una canottiera. Questa qui è, diciamo tra virgolette, una collaborazione, ma non è una collaborazione normale, è una cosa a cui tengo particolarmente, che magari ci andate a dare un occhio. Un mio amico, non mio compagno di università, sta provando ad aprire un suo brand. È iniziato con delle magliette e delle canottiere. Poi arriverà anche la collezione invernale. Quindi ci tengo particolarmente a farvela vedere, perché comunque è una persona a cui voglio bene. E se posso fargli un attimino di pubblicità in più mi fa piacere assolutamente. Comunque vi dicevo, a me ha dato questa canottiera qua con questa stampa. Al momento sono disponibili due stampe. Una è questa qui, che sarebbe una bleeding rose, ovvero è una rosa, come potete vedere, che sanguina. L'altra è invece Crying Mary. Comunque potete vedere tutto sul suo Instagram, che si chiama Pandemonium Wear. Ve lo lascio scritto qui e vi lascio anche giù nell'info box il link diretto per andare al suo Instagram. Da lì potete vedere le magliette che fa, le canottiere che fa e poi anche i prossimi capi che farà appunto per la collezione invernale. E poi lì, se vi piace qualcosa, potete benissimo ordinarglielo e prenderle iscritte nei DM. Comunque questa qui è la canottiera ed è veramente molto carina secondo me. E invece sul retro troviamo qui il simbolo appunto del suo brand, che si chiama Pandemonium. Infatti c'è un panda. Come scarpe del mese vi mostro questi tacchi qui. Arrivano sopra il ginocchio, quindi un po' sopra il ginocchio, con questo tacco abbastanza alto. E così qua ce li ho da parecchio tempo, non sono un acquisto recente. Me li mettevo da un po', devo dire l'anno scorso mi sembra di non averli mai messi, forse li ho messi una volta. Invece quest'anno, cioè quest'anno è appena arrivato il freddo, quindi questo mese li ho utilizzati parecchio, quindi ve li metto tra i preferiti. Comunque è un capo d'abbigliamento molto bello, cioè anche se mettete un vestito normalissimo, dopo quel tocco aggressivo in più. Applicazione, come applicazione volevo mettervi quella che ha fatto il boom proprio questo mese, che si chiama Sweet Coin. E in pratica con questa applicazione camminando dovreste guadagnare dei soldi. Oggettivamente camminando si guadagna praticamente zero. Il vero modo per guadagnarci qualcosa, cioè io ho visto influencer che hanno preso 1000 euro, cioè cifre assurde da questa app, perché in pratica i soldi davvero li fai sponsorizzando l'app, nel senso senza essere pagati dall'app per fare la pubblicità. Ma se qualcuno scarica l'app tramite il tuo link, l'app ti dà 5 monete nell'applicazione, quindi immaginatevi le grandi influencer che hanno tantissimo seguito, cioè se le fanno scaricare a 4000 persone si fanno 20.000 monetine e si riescono a prendere 1000 euro. Quindi io qui sotto vi lascio il link per scaricare l'applicazione, che è con il mio link, quindi se vi fa piacere appunto farmi dare queste monetine dall'app potete scaricarla tramite il mio link. Se invece non vi va, scaricatela normalmente, si chiama Sweetcoin. Ovviamente scaricandola dal mio link, ci tengo a precisare che voi non ci perdete nulla, cioè le 5 monetine me le dà l'applicazione, perché ho invitato qualcuno, ma se voi lo fate non ci perdete assolutamente nulla. Se vi va di darmi una mano, voi scaricatela, poi nel caso cancellatevela, se no fa niente. Io comunque ve ne ho parlato proprio in totale onestà. Come canzone del mese vi metto una canzone che è uscita a fine settembre, tipo il 27 settembre, quindi praticamente l'ho ascoltata ad ottobre, ed è il nuovo singolo di Avril Lavigne che si chiama Head Above Water. Forse non mi ricordo se ve l'ho detto tante volte, ma io, cioè, con Avril ho proprio un sentimento fortissimo per lei, cioè veramente è stata il mio primissimo concerto nel 2011 e le persone che mi conoscono da tanto tempo sanno che io ho il tempo, mamma mia, ero fissata con Avril, ma veramente in una maniera spropositata, cioè ero proprio fissatissima. Era nel periodo prima che io mi fissassi con i One Direction, però comunque la fissa per Avril non mi è mai passata. Infatti appena uscito il singolo sono andata subito a sentirlo, vedo l'ora che esca il nuovo album, anche perché non so se lo sapete ma ha avuto, diciamo, una malattia ed è stata ferma tantissimo tempo, quindi sono contentissima. Quella canzone è molto bella, quindi se va andate ad ascoltarla, che a me piace tantissimo. Passiamo invece al ricordo e all'evento del mese. Allora, guardo qua perché non mi ricordo esattamente i giorni, vi dico
ovviamente non cosa ho fatto tutti i giorni, anche perché per quello, se siete curiosi, potete vedere le mie stories nel mio account principale, che è eleele95, vi lascio comunque il link qui sotto. Pubblico cosa faccio nella mia vita nelle stories, anzi facciamo appunto questa precisazione perché secondo me non ci state più a capire niente. Allora, io ho due account Instagram, uno è eleele95, l'altro è elenacorbetta95. In eleele95 è il mio profilo normale, quello in cui mi seguono anche i miei amici, la gente che mi conosce, in cui mi seguite anche alcuni di voi. In quel profilo lì io pubblico nei post foto che mi piacciono, poi nelle storie io vi faccio vedere quotidianamente che cosa faccio, quindi se io esco mi mangio un gelato, vi faccio vedere tutto quello che faccio, quindi lì potete vedere proprio per filo e per segno le mie giornate. Nell'altro mio profilo invece, che si chiama elenacorbetta95, invece pubblico solo cose relative al canale, cose relative al make up, magari vi parlo tipo ragazzi oggi sto registrando questo video, oppure mi piace questa collezione, che video vorreste vedere. È proprio incentrato sul canale, e quello è un profilo privato perché voglio che rimanga un profilo anche piccolino, non mi interessa che diventi gigantesco, però mi interessa che ci siano persone che sono davvero interessate a quello di cui parlo nel canale. Quindi non vi pubblico cosa faccio nella mia vita privata, lì parlo proprio del canale, dei trucchi, vi faccio anche sondaggi tipo questa palette mi piace, questa no. Quindi se volete seguirmi perché siete davvero interessati anche a quello di cui parlo, andatemi a seguire anche sull'altro mio account che è elenacorbetta95. Vi ripeto che quello è privato, nel caso in cui non vi dovesse accettare basta che mi mandate un DM che mi seguite nel canale e vi accetto, perché hanno provato a mandarmi la richiesta anche i miei amici, ma se mi state ascoltando amici, lì non vi accetto perché lì parlo del canale, non so che a voi di trucchi non ve ne frega niente. Comunque, invece se volete anche farvi i fatti miei c'è l'altro che è elele95, e se mi seguite anche lì mi fa strapiacere, e se volete seguirmi anche in tutte e due ancora meglio. Vedete voi cosa volete fare. Comunque, ricollegandomi al discorso che stavo facendo, non vi dirò cosa ho fatto tutti i giorni perché per quello potete andare sul mio Instagram elele95, ma vi dico gli eventi più significativi del mese. Quindi il 6, sabato 6 ottobre, sono andata alla Games Week. Di quella giornata ho fatto anche un vlog, quindi se volete vederlo lo lascio qui sopra nelle schede informazioni e anche giù nell'info box vi lascio il link, quindi se volete vedere il vlog andatelo a vedere. Il mercoledì 17 ottobre invece è stato il mio compleanno. Ringrazio tantissimo tutte quelle che mi hanno fatto gli auguri, davvero di cuore, e ho fatto 23 anni, sono nel 95, quindi 23. Poi il 20 sabato ho fatto la festa con tutti i miei amici, che quando ho indossato appunto il vestito, e mi sono divertita molto. Il 26 sono andata al casino, che non ci andavo da un sacco di tempo, e è stato divertente, non ho né vinto né perso nulla, perché quello che ho giocato tipo lo stavo perdendo e poi l'ho recuperato e ho tolto lì i soldi, perché ho detto se no qua riscendo ancora. Comunque non è che gioco tanto, non mi va di andare al casino e sprecare troppi soldi, quindi vi parlo di pochi euro, proprio poracciata. Cioè vedi lì gente veramente, quello che gioca 300 euro, 6.000 euro, visto uno che sta giocando, io vabbè, io mi gioco i miei 5 euro e via. Con 5 euro sono a posto. Tanto sto lì 3 ore alla roulette con 5 euro. Che cavolo me ne frega. No, cioè io vado lì giusto per divertirmi, non perché voglio guadagnare questa cosa. Quindi gioco poco. Anche perché mi conosco. Se io giocassi tanto, iniziassi a perdere, poi giocherei ancora di più. Perché voglio recuperare, in realtà perderei il triplo. Quindi lasciamo stare le cifre grandi. Poi il 29 sono andata sui go-kart. Non c'ero mai andata. O perlomeno non sono andata sui go-kart piccolini. E mi sono divertita un sacco. Spero di riandarci. Però mi sono divertita tantissimo. Invece il 31 c'è stato Halloween, di cui avete visto prima il trucco. E sono andata appunto all'Alcatraz a ballare. Quindi nulla ragazzi, questi qua erano i preferiti questo mese, del mese di ottobre, e io spero che il video vi sia piaciuto, e se è così vi invito a lasciarmi un like e iscrivervi al canale, e nulla, vi saluto, ciao!